Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Custom Drums. Ci ho preso gusto a fare i video qui nel salotto di casa mia. Salotto di casa mia, quindi cosa significa? Significa che oggi nuova reaction alle vostre batterie, ai vostri studi, e magari, se dato che ho gli occhiali, me li pulisco anche un attimo, non sarebbe così male, perché altrimenti non mi vedete negli occhi un po' meglio, anche se neanche così tanto. Allora, fa caldissimo, ma sono pronto per vedere le vostre batterie. Per chi non sapesse come funziona questo format, vado a giudicare amichevolmente ovviamente le vostre batterie, entro nei vostri bunker, voi mi mostrate tutti i vostri averi, le vostre batterie, i vostri durante, i vostri piatti, dove suonate, gli studi che vi siete creati, e ovviamente invito tutti quanti, se ancora non l'avete fatto, a mandarmi il vostro video. Come mandare il video? Trovate tutte le informazioni qui sotto in descrizione. Mi fate un video in cui mi dite chi siete e poi mi fate vedere la batteria, i piatti, le pelli, tutto quanto. Vi prego, ragazzi, orizzontale il video, non verticale. Poi in qualche modo in montaggio me la gioco, ma se me lo fate in orizzontale riesco poi a farvi vedere meglio, un po' più grandi all'interno del video. E altra regoletta, con un po' di ritmo mentre suonate, così almeno non sediamo il video. Per il resto, chiunque mi può mandare questo video, pian pianino farò passare tutti, me ne sono già arrivati un bel po', quindi pian pianino durante le settimane farò passare tutti quanti, e partiamo direttamente. Quindi mando la sigla e poi andiamo a vedere il primo iscritto, la prima batteria, il primo bunker. Andiamo con la sigla, va. Quindi partiamo subito. Ho schiacciato qualcosa sul computer che mi ha fatto andare da un'altra parte. Adesso torno indietro. Ecco qua. Allora, ecco, iscrivetevi al canale, non ve l'ho detto. Però se vi piace questa tipologia di video, se volete che continui in generale per supportarmi un po', un mi piace, iscrivetevi al canale, e così almeno ho la possibilità di continuare sempre di più, fare sempre più video e sempre più di qualità. Allora, parliamo anche di Carlo De Santis, che mi ha mandato il suo video, quindi andiamo a vederlo. Vai Carlo. Ciao Luca, grande Luca. Ciao. Ciao Carlo. Sono Carlo, volevo presentarti il mio piccolo box batteria che ho fatto da poco, qualche mese fa. E ottimo. Niente. Molto carino, molto carino. Bello colorato anche questo. Ho messo la mia Club Jam. Bellissima. Quella è una batteria che voglio provare da tempo. Una batteria davvero eccezionale. Non Però pensavo mi sembra, proprio. Mi sembra un po' ibrida questa Invece batteria. Invece mi sono ricreduto. Vediamo Soldi un po'. Soldi spesi bene, guarda. Ci credo. Bella. Dunque. Vai. Spiegaci tutto. Abbiamo i piatti, sono Zildjian Low Volume L80. Okay. Yes, tutti direi, a vedere così. Charleston Crash Ride, diciamo un crash ride. Ah, Crash Ride, ok. Charleston, molto belli quei piatti. Un Paist Sound Formula, questo lo comprai in lire. Pensa, c'è qualche giorno questo. Direi di sì. Niente di che. Da 6 pollici. Ok. Questo sì, mi sembra da 6 pollici. Sarei curioso di sentirlo quello. Questo è uno splash da 10, se non sbaglio, della Zildjian K. Beh, sicuramente molto interessante questo, quello comprato, che suono. Ho pagato in lire. Beh, comunque sono belli stagionati questi piatti. Però vuol dire che non li rompe, sono, quindi è bravo. Le pelli sono delle Remo Mesh triggerate. Ok, quei trigger Roland, da cosa vedo? Questa è Remo, però beh, marcata Roland, però è sempre della Remo. Triggerata anche questa. E lì un pad invece. Poi andando avanti siamo, qui c'è il passaggio dall'altra parte della rullantini stanza, qui della batteria, più che altro della Ludwig. Un 13x3 in acero. Che figata. È un 10x8, mi sembra. Tutti particolari. Della Tamason Work in acciaio. Tutti molto particolari questi rullanti, eh. Cacchio. Poi andando sempre avanti, 14x3 o 13x3.
quest'altro rullante. Lì ho visto un Gastium passare. Poi andando sempre avanti abbiamo quest'altro rullante della Club Jam, venduto insieme alla batteria, che suona veramente bene. Bello. Soddisfatto proprio questo rullante, guarda. Poi cambiando la pelle sono ancora meglio. Ci credo. Come sempre, cacchio, cambi le pelli ai tamburi suonano sempre meglio in confronto alle pelli iniziali. Pedale della gran cassa, Tama. Ah no, Tama. The Classic Pedal. Bello. Molto particolare, non ho mai provato quello. Meccaniche sempre Tama. Ottime meccaniche Tama. E questo pad della Roland lo uso quando amplifico la batteria con i trigger. Ma pensa a te. Molto particolare. Uso questo pad insieme per livellare tutti i suoni. Molto particolare, interessante. Quando uso le spazzole che scambio, mi metto qui, sempre con la batteria accesa, però usando le spazzole fa un bel effetto. Mamma bello, mia. Bello. Sarei curioso di sentire. Qui sotto la centralina della Roland che amplifica la batteria. Questa è l'altra centralina che sta attaccata alla TD1, la TM1. A questo qui che uso come campanaccio. Sempre pad Roland. Ma pensa a te, pazzesco. E niente, questo è il monitor che ci vedo tutti i video, tra cui il tuo. E mi alleno tramite le casse per sentire tutto. Eccolo lì. Ok, grazie Molto Luca bello. Di questa opportunità. Grazie mille. È stato mille veramente a te. Un piacere mostrarti queste cose. Grazie, eccolo caro. Lì. Ciao, a presto. Grazie mille Carlo, veramente molto bello, mi è piaciuto molto questo video, mi è piaciuto molto la batteria, perché è una batteria completamente diversa dal solito, forse una delle batterie più particolari che abbia mai visto, perché questa è una batteria ibrida al 100%, nel senso che comunque aveva tanti pezzi con pelli mesh, piatti di quelli silenziosi, i low volume di Zildjian, ma alcune parti, tipo gli splash, tipo il rullante quando utilizzava le spazzole, erano normali, nel senso di una batteria acustica. Quindi è una cosa che mi piacerebbe veramente molto sentire e capire come funziona questa batteria. È una roba che io da fare così non avrei mai pensato. Quindi, come al solito, tutte le volte ci rimango un attimo quando vedo queste cose e poi dico, cacchio, ecco perché mi piace fare queste tipologie di video. Perché vedi delle cose che magari non hai mai visto, che non avresti mai pensato, e potrebbero venirti delle idee, oppure potresti prendere spunto per qualcosa da fare, da suonare, eccetera. Quindi molto bello. Grazie mille Carlo, veramente, perché ottimo. Grazie Carlo. Andiamo avanti. Adesso tocca a... allora, qui non ho il nome, però... una ragazza. Allora, vabbè, il nome ce lo dirà. Quindi andiamo e scopriamo. Ciao Luca, io sono Cristina da Roma. Cristina, stamattina Cristina. Ho visto il tuo video dove vari batteristi facevano vedere le loro sale e mi sono divertita molto, per cui anche io ho deciso di farvi vedere il mio bunker. E hai fatto benissimo. Ok, qui si stoppa il video perché in realtà lei mi ha fatto un video in cui si presentava e poi un secondo video, se non sbaglio, sì, in cui mi faceva vedere il suo bunker. E quindi, Cristina, vai pure, è il tuo momento. Allora, questo qui ci troviamo in un giardino e questo era uno sgabuzzino. Quindi veramente un bunker. Dopo io ho ricavato questo spazio per poter studiare. Ed è veramente piccolo, saranno credo 3 metri per 2. Perfetto per la batteria. Come potete vedere c'è spazio, questa è la porta, c'è spazio solo e soltanto per la mia batteria. Questa è una saletta dove io mi esercito solamente e poi le prove le faccio con la band in sala prove. Okay. Allora, la batteria che vedete è una batteria che io avevo acquistato per partecipare a un Rock in 1000, quindi mi serviva una batteria da battaglia e ho comprato questa Tama
a 150 euro è che perfetta. Assolve perfettamente il suo compito. È già perfetto. Questo set che vedete non è la mia batteria con cui sono live, ma è solo una batteria con cui studio, che però riproduce il mio set live, cioè come numero di pezzi, diciamo, come piatti, eccetera. Quindi lei è la Poi per quanto doppia, riguarda tutti i pezzi, io ho tutto Credo. Doppio, per cui questa okay. rimane sempre fissa qua, mentre la batteria vera con cui faccio i live, che è una Tamburo Formula che ho smontata da un'altra parte, e poi mi porto le qui ci sono pronte le aste già nella borsa pronte per essere portate. Molto e qui la sacca con i piatti pronta per essere portata durante i live. Anche il seggiolino ce l'ho doppio, questo è un tamburo che non era comodissimo, per cui ho acquistato anche questo piccolo cuscinetto in memory per stare più comoda durante le mie ore di studio, diciamo. Ottimo. Allora, veniamo molto un attimo ai pezzi interessanti. Questo organizzata. È un bellissimo Supraphonic che ho comprato ormai più di 20 anni fa, bello, a circa 25 vecchi. Anni, l'ho comprato già usato. Poi uso un Pearl Eliminator, mm-hmm. in realtà questo sarebbe un doppio pedale che io ho scorporato e ne ho ricavati due, che, di cui uno lo tengo fisso qua e l'altro lo tengo pronto nella valigetta per essere trasportato. Anch'io ho fatto la stessa cosa. Qui ho le asta Charleston, scusate, Pearl. Qui c'è un vero cimitero di bacchette triturate. E dicevo, questa asta Charleston della Pearl, anche a reggi rullante Pearl, ce l'ho da più di 20 anni, sono davvero indistruttibili. E questi sono piatti da prove, diciamo, però anche nei live io uso gli UFIP. Okay. Questi due li ho comprati usati, questo ormai l'ho anche crepato in maniera irrecuperabile. Da quest'altra parte però, abbiamo un bellissimo... Scusate, io sapete che ogni tanto poi mi prendo bene, vado avanti e indietro nei video, stop, faccio cose. Però guardate il... magari sono io che non so, Però guardate il logo di UFIP, è diverso dagli altri. Secondo me questi erano UFIP più vecchi. Piacerebbe sapere di che anni sono. Perché se guardiamo questi loghi e poi andiamo a vedere gli altri UFIP che ha, andando avanti li ho visti prima. Ecco, vedete, questo è il logo adesso di UFIP. Quindi, Cristina, nel caso scrivici che piatti sono quegli UFIP lì che hanno un logo diverso, quindi, boh, chissà cosa sono. Da quest'altra parte abbiamo un bellissimo ride della Bionic, questo lo porto anche live. Molto carino. E questo potente, crash della serie RAF, che è un po' piccolino da portare live, quindi lo tengo fisso qua per studiare, ripeto. Qua dietro ci sta un po' di tutto, nel senso ci stanno altri pezzi aggiuntivi della batteria, il pedale già smontato, il tappetino, varie ed eventuali. Ottimo. E per finire qua c'è un piccolo mixer della Behringer che uso per sentire le basi e il click. E niente, molto quindi bello. Questo è tutto e magari un giorno vi faccio vedere anche la batteria, quella che porto nei live. Se Dai, volete volentieri. Seguirmi, mi trovate su Instagram, mi chiamo Chris K. Ciao a tutti. Ottimo, grazie mille Cristina. Allora, ovviamente batteria, ci ha fatto vedere la batteria che usa per studiare. Poi ovviamente se vuoi mandare un altro video magari dalla sala prove a questo punto, dove ci fai vedere l'altra batteria, la Tamburo Formula se non sbaglio, ha detto, e molto volentieri mandalo pure tranquillamente, ci fa piacere vederlo. Mi piace, al di là della strumentazione, l'organizzazione, perché comunque lei ha questo bunker che è piccolino, 2 metri per 3 ha detto, quindi ci sta praticamente giusta la batteria, giusto qualcosina d'altro, ma in realtà è tutto perfettamente organizzato. Quindi la batteria rimane sempre montata, qui ho il tappeto, qui ho le aste che devo portare qua, qui ho questo, lo spazio... Come spazio ho quello, devo farmi bastare quello, devo organizzarmi perfettamente per quello spazio. È una cosa che
Magari è normale, però a me piace molto perché io non sono così organizzato, quindi in uno spazietto così piccolo non so quanto riuscirei a organizzarmi in questo modo. Sì, fa caldo, per questo faccio un po' così. Quindi veramente complimenti per la tua organizzazione. Molto, molto brava. Aspettiamo il secondo video sulla tamburo formula. Adesso andiamo qui. Sì, ok. Allora, Luca Castelnovi, che nel titolo Ciao del video, Luca. no, è già partito. Nel titolo del video mi ha già spoilerato la batteria Yamaha Recording Custom, quindi diciamo che siamo ben messi come batteria. Andiamo a vedere. Lascio la parola a te, Luca. Ciao Luca e a tutti gli amici batteristi, sono Luca Canovi e oggi vi porto all'interno del mio studio. Ottimo, siamo pronti. Eccola La batteria che sto lì. utilizzando ora è una Yamaha Recording Custom, cassa 22, 10, 12, 14, 16 con annesso rullante Yamaha Recording Custom 14x5,5. Batteria pazzesca quella, eh. I piatti che attualmente sto utilizzando sono tutti Zildjian, in ordine un K Custom Session Hi-Hat, K Custom Dark Crash, un K Custom Medium Ride, K Custom Session Crash e l'ultimo della casa, l'FX Raw Crash. Quello, bello quello, Inoltre, come cavoli, ultima vorrei cosa, vi provarlo. mostro alcuni dei miei rullanti che uso in fase di registrazione. Ludwig Acrolite 14x5, Sempre Ludwig Ludwig. Supraphonic 14x6,5, Boom. Yamaha Recording Custom Brass 14x6,5 Bello e qui in quello, fondo dai. abbiamo un Tama Star Classic Ho visto una cosa. Ho 14x6,5 Maple visto e un quello io. Yamaha Recording Custom Steam. Steve Gadd Eccolo lì. Signature. Mi sembrava perché. Ah, ok, finito. Mi sembrava perché era nero e poi ho visto la pelle e ho detto per forza lo Steve Gadd. Quindi grazie mille Luca, super serrato devo dire lui, mi ha fatto vedere tutto, ha fatto vedere tutto quanto, la batteria, tutti i piatti, tutti i rullanti, eccetera. Molto veloce, molto serrato, perfetto, ci sta. Se poi volete parlare anche un po' di più, ad esempio, dire quali pelli usate, quali pelli sopra, quali pelli sotto, perché le usate così, non preoccupatevi di prendervi un po' più di tempo. Come avete visto, ci sono anche video da 4-5 minuti, quindi fatelo tranquillamente, prendetevi il vostro tempo per poter spiegare al meglio tutto quanto. Questa molto bella come batteria, vabbè, ma raga, la Yamaha Recording Custom. Allora, dico una cosa e tanti mi odieranno, ma la Yamaha Recording Custom ce l'aveva un mio amico, ce l'ha ancora un mio amico e l'avevo provata e devo dire che provata all'inizio, poi spero di poterla provare sul canale, provata all'inizio, ho detto bella batteria, non mi ha entusiasmato, ma comunque ho detto vabbè, una bella batteria, sicuramente carina, fine. Gli aveva messo i microfoni dopo, quando l'ho sentita microfonata, la miglior batteria microfonata che abbia sentito. Quindi è una cosa strana. E di lì, infatti, dico: Yamaha Recording Custom una batteria pazzesca perché, cacchio, presa dai microfoni era perfetta, come se dovesse andare, sembrava di dover andare su disco direttamente. Quindi, ottima batteria. Allora, chi ci manca? Ci manca una persona. Ok, Marcello Canuto. Che mi ha mandato un video, è stato uno dei primi in realtà a mandarmi video e poi io li prendo un po' in giro, ma pian pianino arriverete tutti. Video verticale, quindi poi l'aggiustiamo in montaggio in qualche modo come al solito. Vai, Marcello. Ciao Luca, piacere, Marcello Ciao, Canuto da piacere mio, Palermo. da Allora, Palermo. questa è la mia postazione. Una Pearl. Siamo nell'interrato di casa mia, in una villetta con cui vivo con mia moglie e mio figlio. Lo spazio Ho la c'è, bellezza direi. di 43 anni e questa è la mia Pearl Export. Export. Pearl Export Sempre presa di garanzia, tra seconda mano. l'altro. Ho iniziato la passione della batteria un annetto fa, Ok, ma manco, ottimo. settembre era del Sì. 2022. È un classico rullante da 14, è uscita presumo con il pacchetto Sicuramente Export il suo. Series Drum Pearl. Il tom più piccolo è da 12, all'epoca 13. penso li facevano così. 13, classico timpano da Sì, 16. tra l'altro notare con le palline di cotone dentro per tenere un po' di più gli Facevano armonici. così, 13, classico timpano da 16 e il cassone da 22. 22. Non far caso a questa perché poi ti spiegherò. Alesis.
Ho messo un crash e un ride a basso volume e poi ho voluto provare questa UFIT, onestamente ha un bel suono Beh, corposo. cacchio, quello lì, il Tiger Questa è del la sua male. asta, della Pearl, che è sempre uscita in dotazione. Ok. Tra l'altro, ho visto comunque, a parte tutto, che come piatti succede spesso a questo punto che i piatti low volume siano messi, magari anche solo per studiare, ma insieme a dei piatti normali. Qui ha Ride e Crash no, Silent, Charleston normale. Di là aveva Charleston Crash Ride, il primo video che abbiamo visto, Charleston Crash Ride Silent e i due splash normali, quindi è una roba che si fa. Non ci ho mai pensato, ma si può fare. Ti spiego perché c'era il pedale Ah, ok, il della pedale. Alessis. Allora, questa è la mia Hai. postazione. Ok, bellissima per me, ovviamente. Se non Ah, no, fosse che molto bella. purtroppo la utilizzo poco, perché in realtà utilizzo ta-da, Doppia questa postazione? stanzetta tutta sua Alessis, con cui ho messo il pedale Adesso della, ovviamente, Pearl, voglio perché mi capire ci trovo perché. più comodo. No, Sicuramente sono scusate, pedali scusate. entrambi economici. Vi ho parlato sopra il video. Ale. Perché utilizza il pedale Alesis sulla Pearl e il pedale Pearl sulla Alesis? Stesso con cui ho messo il pedale della, ovviamente, Pearl, perché mi ci trovo più comodo. Ah, Sicuramente sono pedali entrambi economici, però ok. per il Ok, momento va comodità e bene basta, così. quindi. Ok, va Qua bene. mi esercito da, ti dicevo, settembre 2022, un'ora al giorno. Quasi Non sempre, male. tutti i giorni, minimo un'ora al giorno, poi a volte capita poco più, poco meno, qua L'importanza è la qualche costanza. spartito perché ovviamente seguo te, ma cerco di fare qualche bella canzoncina. Ora stavo facendo Giustamente. Limp Bizkit, Breakstar. Breakstaff, onestamente È abbastanza ostico per me, abbastanza. però Un ci po' sto sui provando. sedicesimi, eccetera, Onestamente quindi. non sta andando male, anche se è difficile tenere il tempo. Ci Comunque, credo, ci questa è la mia credo. postazione fittizia, questa è quella reale. Fittizia, reale. Insomma, c'è differenza. C'è differenza però in realtà, innanzitutto grazie mille Marcello per questo video, c'è differenza però tu hai una fortuna enorme di poter avere la postazione acustica e la postazione elettronica, che non vuol dire una batteria acustica e una batteria elettronica, vuol dire una stanza per l'acustica e una stanza per l'elettronica, quindi veramente una fortuna e intanto, bravo per esserti riuscito a creare questo spazio. Mi raccomando, dai dentro, perché se sei agli inizi, però vedo che sei già molto deciso e più che altro costante, perché alla fine il consiglio che do sempre a chi inizia è quello di essere più che quello di studiare tanto, tante ore al giorno, eccetera, è quello di studiare in modo costante. Un'ora al giorno, costantemente, o magari anche un po' di più, hai detto. È perfetto, cioè vedrai i risultati, probabilmente li vedrai già, ma anche il pezzo di Limp Bizkit, raga, dopo neanche un anno di batteria, quel pezzo lì è bello tosto, però complimenti, ottimo. Allora ragazzi, direi che siamo arrivati alla fine, io sono bello sudato, devo dire, e raga fa caldo, e quindi voglio ringraziare, devo andarmi a prendere i nomi come al solito, voglio ringraziare, partiamo dall'inizio. Luca, no, partiamo a caso perché non li ho dall'inizio. Voglio ringraziare Luca, Carlo, Cristina e Marcello. Tra l'altro, visto che Cristina prima ho detto chissà, non mi ha messo il nome, eccetera, invece me l'aveva messo, sono io che sono un po' così. Ma vabbè, grazie mille per avermi mandato questi video. E voi, ovviamente, se volete mandare i video delle vostre sale prove, dei vostri bunker, delle vostre batterie, di tutto quanto, mi raccomando, c'è tutto qui scritto qui sotto in descrizione. Non preoccupatevi di avere la stanza brutta, non preoccupatevi di avere la batteria che non va bene, non è tutto a posto, non è tutto in ordine. Chi se ne frega? Tanto io quello che voglio vedere, che secondo me è la cosa più bella, è vedere il posto in cui state, il posto in cui date tutto voi stessi e soprattutto vedere quello che siete riusciti a costruirvi, chi si costruisce la saletta, chi si costruisce la batteria, chi si costruisce i piatti. Quindi mi piace più che altro la passione che negli anni ci avete messo per costruirvi le cose, per comprarvi le varie strumentazioni, eccetera. Quindi con questo
questo, ragazzi, se volete fare il vostro video qui sotto in descrizione vi lascio tutto quanto, ricordatevi di farli tranquillamente col cellulare ma in orizzontale, con un po' di ritmo, con un po' di piglio per non sedere il video. Vi ricordo di iscrivervi al canale se vi va, di andare sul mio sito gastrodrums.it se vi piace come spiego tutto quanto, dove all'interno ci sono tutti i miei corsi, e noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima reaction. Ciao!